Ben arrivati e ben trovati su Tourism Peschiera. Continuiamo il nostro giro intorno alla fortezza pentagonale di Peschiera, quindi pentagonale 5 punte. Ne abbiamo fatte 3, partendo dal bastione Cantarane per passare al Feltrin e al Tognon. Oggi siamo davanti al bastione Querini. Nostra quarta tappa, diciamo, di questo tour dei bastioni di Peschiera. Il bastione Querini è, diciamo, un bastione un po' a sé, infatti la sua struttura non è come quella che avete visto nelle puntate precedenti, ovvero quella convergenza delle due cortine con questo saliente con un angolo molto acuto di marmo rosso Verona, quindi proprio si vede proprio la punta del bastione. In questo caso vedete che è molto più arrotondato, il bastione ha una conformazione differente, ma c'è un motivo di fatto. Il motivo è il luogo in cui siamo adesso, proprio dove ho i piedi in questo momento, ovvero questa era il sedime della cortina Tognon che arrivava fino a questo punto e continuava in acqua formando, diciamo, il controbastione in un certo senso del Querini, che insieme formava l'antico porto di Peschiera del Garda, come vedete in queste foto d'archivio di repertorio dei primi del Novecento. Chiaramente poi questa cortina alla mia sinistra è stata demolita, oggi c'è questo grande parcheggio del porto, ma voi dovete immaginarlo fino a circa il 1910-1911 come un continuo del bastione Tognon che mi ha fatto la volta scorsa. Qui c'era un altro bastione che si fermava in acqua creando questa darsena dove venivano proprio ad ormeggiare le navi. Quindi ecco il motivo per cui questo bastione è un po' arrotondato, perché accoglieva di fatto le imbarcazioni e oggi questa invece è la sua struttura. Infatti oggi abbiamo il molo, molo Unità d'Italia. Infatti vediamo la motonave Mincio, sulla sinistra la Zanardelli e il San Martino che è pronto a partire tra poco. È la navigazione pubblica del Lago di Garda, dei Grandi Laghi, Navi Garda, e qui a Peschiera, proprio davanti a me, c'è l'imbarco. E noi di Tourism Peschiera più volte vi abbiamo suggerito di venire a Peschiera, parcheggiare la macchina e imbarcarsi con queste navi per fare il giro del lago, perché è una delle, secondo me, delle esperienze assolutamente che non possono mancare. Intanto perché non avrete problemi di code, non dovrete prendere la macchina e magari incolonnarvi, perché comunque, essendo molto attrattivo, il Lago di Garda richiama centinaia di migliaia di turisti ogni anno. Fermate la macchina, salite sul battello e con le varie coincidenze veramente potete visitare tutto il Lago di Garda dalla prospettiva migliore, cioè dall'acqua. Ma tornando a noi, su questo bastione, o quello che era il bastione, beh, una particolarità, ce ne sono tante, ma una particolarità ve la voglio dare oggi. Come vedete in questo filmato c'è un piccolo ingresso, un piccolo volto che entra all'interno del bastione. Bene, questo è collegato a un sistema costruito dopo il muro di Peschiera, scavandolo quindi al suo interno, dall'esercito asburgico, quindi durante la dominazione asburgica, per creare un sistema, diciamo, refluo che potesse fare scorrere appunto tutti i rifiuti, diciamo, di scarto delle grandi caserme militari verso valle. E proprio per questo stiamo cercando, abbiamo già trovato uno speleologo esperto, quindi professionisti esperti, che si caleranno all'interno di questi cunicoli costruiti nell'Ottocento dentro mura cinquecentesche rinascimentali, e in anteprima su Tourism Peschiera cercheremo di svelarvi proprio qualcosa di mai visto prima. Quindi con questa curiosità, ma soprattutto anche con questo grande punto interrogativo che anche per noi è tale, vi lascio, vi do appuntamento alla prossima puntata, che non sarà il bastione San Marco, cioè la nostra quinta tappa, ma sarà proprio l'ingresso dentro questi cunicoli ottocenteschi scavati in un sistema cinquecentesco della fortezza veneziana di Peschiera del Garda. Quindi la curiosità è tanta anche da parte nostra e come sempre cerchiamo di passarvi queste emozioni, questi racconti, perché visitare Peschiera vuol dire poter imbarcarsi su un battello e vedere tutto il lago, vuol dire camminare sopra le mura, patrimonio UNESCO di Peschiera del Garda, vuol dire imbarcarsi con una barca e fare il giro guidato delle mura, vuol dire partire dalla ciclabile che proprio Peschiera del Garda parte per collegare fino a Borghetto, che è uno dei borghi medievali più belli d'Italia, e vuol dire anche storia, tanta tanta storia, ma non quella pesante, quella che può annoiare, quella veramente che può anche stimolarvi a venire a fare una passeggiata qua, anche semplicemente mangiando un gelato e passeggiando c'è tanto tanto da scoprire in totale libertà e anche leggerezza, che insomma è quella che piace a noi. Quindi grazie, come sempre, viva Peschiera e viva il Lago di Garda!